Caro Emilio, l'amore per te sarà eterno come la tua anima. Un post sulla pagina Facebook della Caritas di Pesaro ha annunciato questa mattina la scomparsa di Emilio Pietrelli, direttore della stessa Caritas, venuto a mancare nella notte dopo un lungo periodo di malattia che lo aveva debilitato senza però farlo mai recedere dalla sua missione al servizio della comunità pesarese e delle sue fasce più deboli. È morto nell'ospedale di Muraglia circondato dall'affetto dei propri cari, dalla moglie Nadia ai figli Luci e Federico. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo mese di maggio. Pietrelli era la guida della Caritas dal 2016, periodo in cui subentrò a Don Marco Di Giorgio. 8 anni da direttore più altri 3 precedenti da vice direttore a testimonianza di un'esistenza costantemente trascorsa all'insegna dell'altruismo e della solidarietà. Un cammino preceduto da una lunga carriera professionale nel settore dell'autotrasporto che lo vide presidente di Federtrasporti e del consorzio CARP. Percorso professionale accompagnato da un fervente percorso di fede. Da 13 anni era diacono in servizio alla parrocchia di Santo Stefano di Candelara, quella pieve che fu fra gli edifici religiosi pesaresi più danneggiati dal terremoto del 9 novembre 2022 e per la quale Pietrelli si batté per un ripristino ancora pieno di ostacoli. Candelara, in cui risiedeva e in cui era particolarmente coinvolto nella vita del borgo e alla Pro Loco, assieme a Pier Giorgio Pietrelli, ideatore e tuttora direttore organizzativo di Candela Candelara. Emilio Pietrelli verrà commemorato domani, giovedì 4 aprile alle 20, con il Santo Rosario nella chiesa di Santa Maria dell'Arzilla. Il funerale sarà venerdì alle 15 nel Duomo di Pesaro.